Anello, assente. Bertolino, assente. Bonvissuto, assente. Bruscia, assente. Calì, assente. Calò, assente. Caracausi, presente. Caracausi, presente. Sì. Catalano, presente. Clemente, assente. Cusumano, assente. Di Pisa, assente. Faraone, assente. Federico, assente. Ferrara, assente. Figuccio, presente. Filoramo, presente. Filoramo non abbandona mai. Pinazzo, affligge ma non abbandona. Assente. Affligge ma non Galvano, abbandona. Assente. Geloso, assente. La Colla, assente. La Commare, presente. Commare? No. Sì, presente. La Corte, sì. Entra la consigliera Bonvissuto. La Corte, assente. Leonardi, presente. Locascio, presente, sì. Lombardo, assente. Lonigro, presente. Mangano, assente. Maniaci, assente. Mazzola, assente. Milazzo, assente. Mineo, assente. Monastra, assente. Occhipinti, presente. Orlando, presente. Piccione, assente. Pizzuto, presente. Pullara, presente. Russo, presente. Sala, assente. San Lorenzo, assente. Capidi, presente. Scarpinato, assente. Scavone, presente. Spallitta, assente. Tantillo, assente. Torta, presente. Tramontana, presente. Veronese, assente. Vinci, assente. Entra la consigliera Lutto. Chiamiamo gli assenti, segreto. E stiamo chiamando gli assenti. Anello è assente. Scavone, se vuoi lo vado a prendere. Bertolino. Bertolino è assente. Bruscia è assente. Calì è assente. Calò è assente. Clemente, assente. Cusumano, assente. Di Pisa, assente. Faraone, assente. Federico, assente. Ferrara, assente. Pinazzo, assente. Galvano, assente. Geloso, assente. La Colla, assente. La Corte, assente. Lombardo, assente. Mangano, assente. Maniaci, assente. Mazzola, aspettiamo quello. Milazzo, assente. Lombardo, entra il consigliere Lombardo. Mineo, assente. Monastra, assente. Piccione, assente. Sala, assente. San Lorenzo, assente. Spallitta, assente. Tantillo, assente. Veronese, assente. Vinci, assente. 20. Tutte qua sono. Entra il consigliere Mangano, Spallitta e Faraone. E allora la seduta è aperta. Invito i capigruppo al tavolo della presidenza.
E allora, grazie. Ha chiesto di intervenire, però io non la vedo chi ha chiesto di intervenire, se non mi togliete la schermata. Il consigliere Leonardi. Prego, consigliere Leonardi. Grazie Presidente. Allora, io in queste comunicazioni... Io sto tre minuti. Possiamo concordare comunicazioni sintetiche? Io sarò sintetico anche se lei le concorda lunghissime. La mia comunicazione verte sull'esigenza che questo consiglio affronti il... Però consiglieri, così non riusciamo a sentire l'intervento del collega. Che questo consiglio è inadempiente in relazione alla trattazione del rendiconto di gestione. Credo che siano scaduti da settimane i termini per la sua trattazione e approvazione. Credo che sia venuto assolutamente, e chiedo anche al segretario generale Lumi in proposito, sulla necessità ed urgenza che questo consiglio, quantomeno per tutelarsi, possa prelevare al più presto possibile il rendiconto di gestione. Affrontarlo sarebbe cosa importantissima anche per poterci dedicare a tutti quegli atti propedeutici allo stesso. Grazie consigliere Leonardi. Che sento mia, consigliere Russo, prego. Io credo venia a tutti, perché non ho seguito l'intervento del consigliere, non vorrei essere ripetitivo, ma il tema l'ho sollevato già ieri relativamente al consuntivo del comune di Palermo. Beh, io comincio a essere un po' preoccupato di quello che può succedere da qui a poco, segretario. Ne abbiamo pure parlato così accademicamente, però il tema comincia a essere un poco scottante, perché la data del 30 di giugno, va bene, che era stato prorogata già dal 30 di aprile, ci impone la trattazione, ci impone Presidente la trattazione per quanto riguarda il consuntivo. Per cui io la vorrei caricare di responsabilità relativamente all'organizzazione della prossima sessione per la votazione della trattazione, per essere giusti, non la votazione, perché non so se alla fine si arriverà a un voto, ma alla trattazione del consuntivo, perché i tempi sono scaduti e non si può ancora aspettare che arrivi il commissario da un momento all'altro e ci convochi lui stesso per la trattazione di quel punto che è proprio all'ordine del giorno. Ma noi siamo da questo punto deficienti dal fatto che non l'abbiamo trattato, anche se all'ordine del giorno. Capisco che c'era il contratto di servizio da fare, capisco che c'era la IUC da fare, ci sono tante altre cose da fare, ma ritengo che il consuntivo apra la stagione di iniziare la fase del bilancio, anche se tardiva, iniziare questa fase può essere soltanto un momento di riportare tutto alla normalità. Io quindi la invito a predisporre assieme all'ufficio di presidenza una sessione per la prossima settimana che abbia per argomento il consuntivo. Quindi preparare tutti gli uffici. Tu rendi conto? Cioè, dico, c'è tutto. Ci siamo, Presidente? Se mi segue un secondo, dobbiamo preparare tutti gli avvisi. Qua c'è il dottore Brucato, sarà
forse anticipato, ha sentito che dovevamo fare questo intervento sul consuntivo, quindi tutti gli uffici interessati, parlo del revisore dei conti, il ragioniere generale, l'assessore, non credo che si possa... Consigliere, non so, penso che sia opportuno prelevarlo alla prossima sessione. Io non le sto dicendo che... Ma mi sembra assolutamente legittimo. Noi possiamo prelevarlo, giusto Giulio? Lo preleviamo, ma lo possiamo automaticamente accantonare? Lo possiamo accantonare? Sono d'accordo, consigliere Russo. In quanto va se bene. Andiamo avanti, devo porre la pregiudiziale che mancano gli uffici. Quindi le dico, la prossima settimana lei si prepari per questa va cosa bene, consigliere Russo. Con l'input da parte del Consiglio Comunale, che le chiederò dopo, quando saremo al momento del prelievo, per prelevare il punto. Grazie Presidente. Grazie consigliere Russo. Ha chiesto di intervenire il consigliere Catalano. No. Consigliere Tantillo. Signor Presidente, io ovviamente d'accordissimo col mio collega Mimmo Russo, quindi aspetterò che lui chieda questo tipo di prelievo. Io vorrei soffermarmi un attimo, signor Segretario Generale, a una domanda che dovrei semplicemente fare, una semplice domanda. Sapere se qualcuno sa, ma riferito anche a qualche, non so se c'è il Presidente della Commissione Bilancio, non c'è, se qualcuno sa se all'orizzonte si è visto il bilancio della RAP. Adesso però io la mia domanda chiaramente è precisa, quindi signor Segretario Generale, io siccome questo tipo di risposta vorrei dal Presidente, quindi lei non ha notizie? Sto consultando con gli uffici, per caso è arrivato. Si consulti, perché per me è molto delicata la risposta che lei darà. Perché veda... Allora, c'è o non c'è? Allora, signori, non possiamo di questo fare un giallo, perché il bilancio c'è... È arrivato il bilancio 2013. Allora... No, il budget, vogliono il bilancio, non so di bilancio parlo. No, esiste il bilancio, il budget... nel budget, che è il programma, no, il bilancio è un'altra cosa. Vedi che a caso il bilancio c'è, non è il budget. No, ma occhi pinti, c'è o non c'è? Non c'è, non c'è. Abbiamo il budget. Non c'è. C'è il mi fate vedere il budget. Noi il bilancio budget. Non c'è traccia. Certo, certo. Signor Presidente, io la domanda l'ho fatta e lei mi ha risposto, allora, che non c'è traccia. C'è il budget. Se lei aspetta un secondo soltanto, vediamo come l'hanno definito nel trasmettercelo. Leggete la nota, non è cosa da poco. Stiamo cercando la nota. Allora, nell'attesa io, allora, chiaramente... Allora, loro dovremmo guardare il documento, approvazione budget economico e finanziario esercizio 2014, non so se dietro questo termine loro intendono riferirsi al bilancio 2014, perché lo mandano ai revisori, quindi potrebbe il termine budget indicare, perché sa perché? Perché lo mandano ai revisori, il budget non necessariamente... Sì, ma loro sì, non andrebbe alle revisori, il però budget dice, non va alle revisori, perché il budget. Se, se si fosse trattato del budget, perché va ai revisori? Però, produzione budget, vai, esercizio finanziario 2014, così si chiama il budget, esercizio finanziario 2014, dovremmo guardare il documento per capire... Signori, sì. Noi dobbiamo, siccome non è, la mia domanda non è una domanda... peregrina. Mica io la faccio oppure è per soddisfare una mia curiosità. È una domanda molto precisa. Vediamo.
Sì, stiamo cercando di capire che cosa è stato trasmesso. Sì, bene. Ma io il documento desidero. Andiamo a prendere il documento per cercare di capire che cosa intendono gli uffici con questo termine. Bene, quindi è sicuro che il documento l'abbiamo, no? Il documento no. C'è. No, non vorrei che magari scendendo non dice... Ma no, il documento c'è. Dice, no. Non è qui, ma non c'è. Non c'è, è arrivato. Per se ora, io credo. Ora lo acquisiamo, consigliere, vediamo che cosa è così, signor Presidente, lei potrebbe riscontrare... qualora il bilancio fosse arrivato, perché siamo nel campo delle ipotesi. E ipotesi per ipotesi, io ne avanzo una, di ipotesi. È possibile che ieri sera, visto che sono andato a letto verso le 4 e qualcosa, sono andato a guardarmi, non avevo tanto sonno, visto che abbiamo finito alle 3, sono andato a guardarmi alcune cose, per capire un po', perché più guardavo l'emendamento Scavone, più non riusciva a comprendere la differenza tra l'emendamento Scavone e l'emendamento che era stato fatto, credo, da Mimmo Russo. Ma Mimmo Russo, chiaramente, per quello che ci riguarda, era una forma di provocazione per quello che noi, che io sto per dire, è evidente. Tant'è vero che un emendamento e riporta un parere negativo. Sì, era negativo il parere su quell'emendamento. Era negativo. Ma il parere tecnico, non c'è più contatto. Su quello. Ora che hanno fatto, gli hanno tolto la sottoporto, quello. Sul secondo emendamento, invece, il parere era positivo. Girala come vuoi, un risultato no, ma qual c'era era? Un parere contrario? Sì, certo. Sì, c'era un parere. Sì, su quello di prima io l'ho visto contrario, sul secondo invece poi ho visto un parere favorevole. Favorevole, vediamo che cos'è allora il suo bilancio e poi continuiamo. Sì, allora. Mi dicono gli uffici che non è il bilancio. Oh, finalmente abbiamo scoperto che è il bilancio. Beh, signor Presidente, allora lei mi si dovrebbe, lei credo che lei non lo farà, ma io lo chiederò. Io vorrei sapere dal segretario generale, mi scuserà se io non la voglio investire in nessuna lavata, ma per capire. È possibile che l'emendamento sì. Votato ieri sera abbia refluenze dirette sul bilancio? Su quel bilancio? Scrisse un budget, io parlerebbe là. Io dico di sì, invece. Visto, Presidente? Qual è la domanda che ha fatto consigliere Tantillo? Lei che cosa ha chiesto? Se l'emendamento votato ieri sera ha refluenze sul bilancio RAP che deve arrivare. Lei dice di no? Io dico di sì. Io dico di sì. E le spiego perché. La mia ipotesi, io siamo nel campo delle ipotesi. Io dico di sì. È ipotizzabile, ma siamo nel campo delle ipotesi, segretario generale, che il Presidente non è esperto del bilancio. Lo ha dimostrato perché a Corleone mica l'hanno fatto assessore al bilancio. L'hanno fatto assessore, non lo so a che cosa. Forse... alla manutenzione speech, quindi non è un esperto. Io dico di sì pure, va bene, l'ipotesi è sì. Perché, signor Presidente? Se no non avrebbe senso. Non avrebbe senso. Anzi, io mi spiego un'altra cosa, che intanto sono convinto che quell'emendamento non è in linea con le norme del testo unico degli enti locali. Assolutamente non in linea, secondo me. Ma è fatto da Scavone. È un consigliere come lo può fare, e per l'amor del cielo ci può stare che magari mica il consigliere deve conoscere sì. Però chiaramente un emendamento riporta se viene portato in aula riporta tanti pareri. Io lo dico perché in sede di bilancio questa storia io la riprenderò in sede di bilancio RAP, perché vorrò capire se
ma non perché io trovo una cosa irregolare, perché io sono convinto che se gli 11 milioni vanno a coprire quello che io immagino una perdita, giusto? A mio modestissimo avviso, noi siamo davanti un atto che doveva avere un iter, almeno come iter, diverso, cioè che è lo stesso iter che fece l'atto dell'Amia, quando noi in quel caso, se dovessimo trovarci nelle medesime condizioni, noi votammo un atto in quest'Aula per, in una parola sola, ricapitalizzare. Noi votammo quell'atto, mentre noi, così, se è così, la logica mi porta a questo. Io ieri sera l'ho fatto andare in un modo, poi sono andato a guardarmi, infatti ho rivisto quello là, dopo, io me ne sono accorto dopo, se l'avessi saputo ieri sera, io parlavo ieri sera, prima di fare, me ne sono accorto dopo. Questa forma, signor segretario generale, io dico, siamo nel campo delle ipotesi, perché quando mi arriverà il bilancio, facciamo un'ipotesi, io azzardo, io mica conosco il bilancio, potrei azzardare che sul bilancio mi arriva. Diamo la parola al consigliere Tantillo. Avevamo detto comunicazioni brevi. Però... io posso pure fermarmi. No, è interessante. Io posso pure Siamo fermarmi. Siamo interessati. Perché forse vado oltre un limite. Posso rimandare la seconda puntata? No, siamo interessati, consigliere Tantillo. Guardi, io voglio essere rispettosa. Alla seconda puntata... No, consigliere Tantillo, continui. Perché potrei ipotizzare un bilancio chiaramente non negativo. Immagino che possa essere così. Ma di quanto? Mi chiedo, di quanto? E ribadisco, io non ci trovo nulla di irregolare, ma è la procedura che non mi piace. Io sono convinto che il Consiglio Comunale, se così fosse, secondo l'ipotesi che faccio io, il Consiglio Comunale è competenza di un Consiglio Comunale al quale deve essere sottoposto, secondo la legge, deve essere sottoposto un atto che va votato in Consiglio Comunale. Io mi voglio fermare lì, mi auguro che le cose non siano come dico io e che si possa ipotizzare cose diverse, però io ieri sera non lo sapevo, perché sennò da fuori entravo e lo dicevo, la mia ipotesi, però ritengo che no, siamo ai limiti del danno erariale, le dico questo, ai limiti, ai confini. No, io credo di no, perché? Perché l'atto di consiglio, il consiglio lo può fare, il consiglio lo può votare, il problema è quale atto deve votare, e dopo, tutto là, perché siamo, io ho citato poco fa il regolamento agli enti locali, che cosa dice quel regolamento? Cioè io te li do se tu hai un contratto di servizio, perché solo così si può spiegare, da domani. Che ti lungo prima. Allora, signor Presidente, io la prego, anche nel suo ruolo di avvocato, io mi fermo lì, perché non chiedo nulla di particolare, che sono come lei, che quando lei era opposizione lì, chissà cosa avrebbe detto. Io ma posso anche sempre nel campo delle ipotesi. Legittimo. Io però mi fermo. Mi fermo nel dire. Fermiamoci qui, noi richiamiamo quest'atto a quello che deve essere il rilancio di una società, mettiamolo alla prova, facciamolo lavorare, io non vorrei che tu contratto, facendo i calcoli, io ho valutato che siamo oltre 150 milioni. Sì, circa 160. 150, io ho valutato che siamo oltre, perché? All'interno della delibera, signor segretario, ci aiuti anche su questo, perché poi ieri sera nella stanchezza nessuno ha capito una cosa. Le somme per marciapiede e strade mi pare che erano riportate nell'allegato. Non c'era questa moltiplicazione fatta prima. No, non c'era, il contratto non c'era. Fu fatta dopo, la moltiplicazione era tante metri quadrati di marciapiede,
tante metri quadrati di strada. Ha studiato bene. E nell'atto originale mica c'era l'importo, l'importo è nell'allegato, nell'atto originale dice si veda, vedi, si vedrà lì, vai a guardare, vai. Se tu fai quella moltiplicazione, fai la moltiplicazione, tanti metri quadrati per l'importo riportato nell'allegato, sia di strade, di marciapiedi, e troviamo l'importo, che chiaramente si somma. No, ora le dico di più, mi deve scusare. L'emendamento approvato stravolge. Però riguarda il 2013. Sì, no, ma le quantità da fare, le quantità da fare sono per il futuro. Le quantità, tu gli dai le quantità, perché... Presidente, tu no, secondo me non è che è un contratto di servizio retroattivo, sostanzialmente loro avrebbero dovuto fare questo atto prima del contratto di servizio nuovo, semmai a integrazione, perché lo potevano fare, del contratto di servizio esistente con la RAP. Siamo d'accordo. Siamo avevano d'accordo. Un contratto di servizio, si doveva probabilmente integrare un momento prima di fare il nuovo contratto. Loro l'hanno integrato in sede di nuovo di contratto formale. Scusi, Presidente, così facendo, se domani nell'elenco delle strade tetto, mi metto qua sotto. Così come è votato, così chiariamoci come è combinato il contratto, così come è stato votato, giusto, perché poi quell'emendamento può essere penalizzante per la RAP, onestamente, però io devo dire che quello che avevo scritto io, Mimmo Russo e lei, era un emendamento, fatemelo dire, molto più corretto ed equilibrato nei confronti dell'azienda, quello scritto da me, da Mimmo Russo e da lei. Poi però lei aveva ragione, perché lei mi ha detto, ora lo dico, lo svelo, lei mi ha detto, caro Giulio, firmalo tu. Perché poi non me lo votano se lo firmo io. Ma come? Un emendamento del genere, che è un emendamento che aiuta consiglio e l'azienda, non glielo hanno votato, perché l'ha firmato lei. Gliene hanno votato uno. No, io lo dico perché ma gliene hanno votato uno. Ma ero quello, ma gliene hanno votato uno che però penalizza di gran lunga l'azienda. E le dico di più, sappia che per quanto concerne la vicenda delle strade, così come è votato, mica il comune gli può dare un elenco. Perché? Ma è già previsto. Perché comunque quello è custode di tutto il territorio. Quindi se il consigliere Leonardo si presenta alla RAP, lo buttano dal quinto piano, come minimo. Perché quello ormai è custode delle strade, e quindi poiché ne risponde in toto decide. No, non è così. Sì, non è così, è nominato custode, è nella, è scritto nell'emendamento di che cosa è nominato custode. Di che? Delle strade oggetto di sorveglianza, monitoraggio, manutenzione ordinaria e straordinaria, individuati nel superiore elenco fornito alla pubblica amministrazione. Tutte gliele ha date. Tutte. Tutte. Se sono tutte, tutte. Mentre prima c'era una parola, ci detto tutta Palermo, ce n'è bisogno. L'elenco ci sono dall'A alla Z. Che discorso? Nell'elenco ci sono tutte. Tutte. Gliele ha date tutte. Tant'è vero che lei sa che quel contratto d'assicurazione che viene riportato là, lei lo sa quanto incide. Lo sa quanto incide, Presidente, glielo dico io. No, di più. Siamo nell'ordine, siccome ci sono tutte, siamo nell'ordine tra i 4 e sfiora i 4 milioni e mezzo, quasi 5 milioni. Scusate, qual è il... cosa. Questo è il dramma. Che è la cosa. Comunque, signor Presidente, vabbè, io mi voglio fermare là. Questo quando buon arriva, emendamento. Quando arriva, sì, quando arriva però, è un buon emendamento. Sì, questo. Io l'ho detto. Cioè, quando arriva il bilancio, vorremmo solo guardarlo, e questo serve per dire... Signor Presidente, questo serve per il futuro, per dire quando ci sono queste cose cerchiamo di stare un pochettino più accorti per la documentazione che debbono portare. A me non piace fare la figura di colui il quale chiaramente gli viene data una cosa e votiamola così com'è. Questa non mi è piaciuta, alcuni aspetti ieri non mi sono piaciuti. Comunque andiamo avanti, aspetto il bilancio RAP, quando arriverà chiariremo anche questo aspetto per capire se le mie perplessità sono esatte o meno. Grazie, consigliere Tantillo. No, un attimo. Consigliere Catalano, lei deve intervenire. Consigliere Occhipinti, prego.
Sì, presidente, consiglieri, io faccio i complimenti per l'intuizione e le ipotesi che ha fatto il consigliere Tantillo, perché sono praticamente le stesse. Sì, colleghi, io non riesco a sentire l'intervento. Consigliere Tantillo. Volevo dare un contributo a quest'aula. Dicevo, volevo fare i complimenti per l'intuito e l'ipotesi che ha avuto il consigliere Tantillo, che sicuramente sono oggetto di studio, sulla ricostruzione, diciamo così, dell'operazione corretta che si doveva fare per la RAP ieri sera. E non era certamente l'emendamento 3 di Scavone. Io, consigliere Occhimindi, un attimo, non riesco a sentirla. Cioè, è inutile che parlo. Consigliere Torta, ascolta. Vi posso chiedere a tutti di... Prego, consigliere Occhimindi. E allora, ricomincio da capo, come è giusto che stia. Dicevo... Onorevole Milazzo, sento solo lei. Secondo me il consigliere Tantillo vuole farti i complimenti di nuovo, questo è il problema. E quindi non sta zitto. Onorevole Milazzo, vi posso chiedere di consentire all'Aula di sentire l'intervento del consigliere Occhipinti. No. Posso? E allora? No, non si può. Stasera non si può. Stasera è... Consigliere Tantino, onorevole Milazzo, magari se avete una discussione vi allontanate un attimo e consentite al consigliere... E allora... Prego, consigliere Occhipinti. No, il penultimo. Lo capisco che siamo ancora stanchi da ieri notte. Allora, presidente, sì. Io continuo, vabbè, se non mi vogliono ascoltare non posso costringere le persone ad ascoltare. E sicuramente io però devo dire qualche cosa. E intanto la ricostruzione che ha fatto il consigliere Tantillo sul bilancio della RAP e quindi sull'eventuale perdita e su un eventuale emendamento che ha salvato la perdita potrebbe essere veritiero, anzi io sono molto più vicino al dire è vero che potrebbe essere. Il problema principale, e me lo sono spiegato pure io perché, no, me lo sono chiesto pure io perché all'emendamento Russo era stato dato parere negativo mentre all'altro non è stato dato, è per il semplice motivo che è scomparso l'importo. Scomparendo l'importo, giustamente è un'intenzione che c'ha quell'emendamento. Ma io dico un'altra cosa, quell'emendamento, l'intenzione, rimarrà intenzione, perché l'impegno che viene indicato là, che probabilmente si vuole fare coincidere con gli 11 milioni, non esiste. Ma questo ce lo dicono i revisori, non lo dice Occhipinti. È scritto nel parere del rendiconto. L'impegno automatico o comunque l'impegno ex legge che viene indicato nel rendiconto consuntivo non esiste. La legge non prevede impegno automatico. Lo deve espressamente dire all'interno della legge. E la legge 211 non lo prevede. Quindi correttamente quello deve essere appostato in un avanzo di amministrazione, come dicono i revisori, vecchi revisori, avanzo di amministrazione da utilizzare sempre per la TARESO, per la tassa dei rifiuti, è nel 2014, non è un impegno del 2013, quindi quell'emendamento è una forzatura enorme che si vuole fare. Dico, io spero che... se si faccia veramente, se qualcuno abbia in testa di fare questo, poi dico le conseguenze della Corte dei Conti dirà se è giusto o è sbagliato. Dico, facendo 11 milioni diviso ai colpevoli, non so quanto verrà, 800, 500, 700 mila euro a testa. Dico, ed è per questo che mi associo alla richiesta dei consiglieri Leonardi e consigliere Russo, perché rendi conto, probabilmente, il parere dei revisori non è a conoscenza esatta di chi ha votato quell'emendamento, ed è lì la scorrettezza fatta da chi invece lo conosceva e ha fatto votare quell'emendamento.
e chi ha dato quel parere tecnico regolare, una scorrettezza verso chi si fida ciecamente in certe occasioni di quelle parole che vengono dette in quelle riunioni. Quindi io sono veramente in difficoltà a dire stasera questa cosa, perché io lo so come vanno quelle riunioni, so che cosa esce fuori da certe bocche, so in che maniera si ci crede per dire vabbè, ma l'ha detto l'assessore, l'ha detto il ragioniere e sarà così. Ma i revisori dei conti li hanno nella relazione, se qualcuno l'avesse letta attentamente, ma non c'è stata occasione in quest'aula di leggerla, per questo io scuso i colleghi della maggioranza, li scuso perché sono stati tratti in inganno in quell'emendamento, perché la relazione non è stata letta, non è stata letta attentamente, e siccome è un organo, non è composto da un revisore che può essere politico, era composto da tre persone di tre aree diverse, probabilmente elette da tre aree diverse, e quindi non era un parere politico come qualcuno ha detto, è un parere tecnico che si rivolge ai principi contabili, alla legge del TUEL, il testo unico degli enti locali, ai principi contabili che i revisori sono tenuti a tenere, ad applicare, e non è sicuramente uno scherzo quel parere. Dico, per questo mi associo alla cosa, e doveva essere prelevato, anche perché se siamo inerti, siamo noi inerti, ora siamo il Consiglio Comunale che non vuole discutere il rendiconto, e siamo al 24 luglio, non è più un problema di uffici. Quindi il commissario potrebbe essere nominato anche domani, allora è meglio prelevarlo e cominciare a discutere su questo programma, così forse l'emendamento votato magari poteva essere, aveva un margine di riflessione maggiore se si fosse letto bene quel parere, e non è neanche pensabile che l'organo nuovo possa dare parere diverso, perché non può, e sono professionisti, non sono a nostro piacere che dicono quello che vogliamo, se no finì, tanto vale cancellarlo questo organo, lo leviamo, non serve più, basta, non ha senso, giusto? Se i revisori sono quell'organo che quando dice favorevole ci piace, e quando dice non favorevole non ci piace, c'è qualcosa che non funziona, e soprattutto quando non viene messo in condizioni di esporre anche le... Presidente, posso? Sì, consigliere posso Tantillo, chiudere? Posso chiederle? Posso chiudere, io se vuole. Sto cercando di seguire. Io comunque chiudo interessante intervento. Chiudo dicendo una cosa al consigliere Tantillo, che mi aveva chiesto se c'era il bilancio. Io l'ho chiesto alla ragioniera, sì. L'8 luglio è verbalizzato in commissione bilancio, è verbalizzato che alla ragioneria fino all'8 luglio non era arrivato. Avevano chiesto lo slittamento dal 30 aprile al 30 giugno e io ho fatto la specifica domanda che ha fatto il consigliere Tantillo: ma per caso c'è qualche problema di perdita? No, naturalmente la ragioniera, non avendolo in mano, ho fatto un'ulteriore domanda, ho chiesto: ma le fatture che la RAP del servizio che ha svolto nel 2013 sono arrivate tutte? Naturalmente non mi ha saputo rispondere, né Fiorino quando è intervenuto mi ha detto che non ce n'erano, allora i conti non tornano, la perdita c'è, non possono essere state pagate se non c'è un impegno. Tanto è vero che nel rendiconto scusi, vengono scusi, indicate... consigliere, davvero sto facendo un intervento interessante. Tant'è... anche perché ha fatto delle istanze precise. Tanto è vero che... Prego, consigliere Occhi Pinti. Io... Onorevole Milazzo, vi fa sentire l'intervento? Io la stessa... Esattamente, abbiamo verbalizzato sia quando è venuta la ragioniera che quando è venuto l'avvocato Fiorino, perché la ragioniera mi ha rimandato all'avvocato Fiorino perché se c'era qualche fattura ancora messa di lato e si doveva pagare, era il comune che non la pagava. Io perché ho chiesto come fa un dirigente a pagare una fattura se non può fare la determina, dato che non c'è nessun impegno di spesa, che non c'è un contratto che copre tutto il contratto di servizio. E infine voglio soltanto dire un'altra cosa. Se per caso quelle somme vengono destinate al 2013 della RAP, forse, questo non lo so, magari ci può essere un approfondimento, la curatela fallimentare potrebbe anche dire: ma scusate, questi soldi che avete dato
Diamo la parola. Dicevo, no, sicuramente, la legge, io l'ho detto, la legge prevede questo, che venga utilizzata nel gettito della TARES per il 2014, non certo per il 2013. Ma se per caso c'è un solo euro che viene utilizzato per il 2013, io penso che la curatela fallimentare possa accampare diritti su quei soldi dati nel 2013, perché la curatela, quando ha fatto l'accordo, aveva un contratto di un corrispettivo ben preciso sul contratto di servizio. E chiudo qua, grazie. Grazie, consigliere Occhipinti. Sì. Tra l'altro le volevo dire una cosa, consigliere Leonardi, noi approveremo il budget, sto guardando il budget, non è il bilancio, è un budget, consigliere Tantillo, non abbiamo il bilancio, lo sto sfogliando, non abbiamo bilancio, abbiamo il budget, è in attesa per completezza di informazione del parere dei revisori dei conti, che non è stato ancora acquisito, mi sembra di capire. L'unica voce che noto a proposito degli emendamenti suoi di ieri, che noi paghiamo una ecotassa, consiglieri, per mancato raggiungimento della raccolta differenziata pari a 746.000 euro l'anno. Un'ecotassa. Per la mancanza, dico, questo possiamo emendare il budget e incentivare in questa sede la raccolta differenziata. Prego, consigliere Leonardi. Volevo ricollegarmi a quello che diceva il consigliere Occhipinti prima, sia sulla vicenda della curatela, ma su quello che diceva il consigliere Tantillo. Aggiungendo questo, nel caso in cui la RAP avesse una perdita, e poi forse ci potrà chiarire anche il segretario generale, a quel punto la ricapitalizzazione potrebbe essere fatta? Credo di no, perché poi a quel punto è una perdita. Non puoi ricapitalizzare, è giusto, consigliere Tantillo? Quindi credo che la domanda sottesa fosse questa. Puoi ricapitalizzare una società in perdita strutturale? Questa è la mia domanda. Grazie. No, è il primo esercizio. Si può ricapitalizzare, si può fare il contratto solo se ci sono 3 anni di seguito di perdite, dice l'articolo 2900 rotti. No, la RAP è una società di nuova costituzione. È il primo anno. Ha chiesto di intervenire il consigliere Ferrara, prego. Grazie Presidente. Io ho seguito sinora le comunicazioni dei vari colleghi, però credo che ciascuno di loro che è intervenuto, e l'aula tutta sinora, sia stato certamente scortese, perché questa seduta non poteva cominciare. Prego. Cioè, questa seduta, se il consigliere nostro non poteva cominciare senza prima una rassicurazione sulle condizioni di salute del presidente Marino. Io stamattina ho aperto i blog e mi aspettavo le dimissioni. Non leggendo le dimissioni, da stamattina sono seriamente preoccupato. Quindi delle due l'una: o il presidente ha deciso di dimettersi e ancora ritengo che non abbiamo avuto notizia, e la prego in questo caso di comunicarcelo, perché è suo dovere farlo. Viceversa, siamo seriamente preoccupati, io sono seriamente preoccupato delle sue condizioni di salute, ma sono anche preoccupato perché quest'oggi ha disertato per la quinta volta consecutiva la convocazione in Commissione Europa, per la quinta volta consecutiva, l'assessore Lapiana, il quale via mail le ho ricevuta la convocazione, l'ha ricevuta, glielo assicuro. Interviene successivamente, la prego consigliere, interviene successivamente, si può già prenotare e poi glielo assicurerò, perché per la quinta volta consecutiva stamattina sono stato contattato dalla segreteria dell'assessore Lapiana, il quale ha comunicato ai suoi uffici che
essendo ieri sera tornato tardi, lui soltanto, noi no, stamattina alle ore 11 non poteva recarsi in commissione. Noi invece siamo tornati tutti presto. Siccome ritengo che questo non è un caso isolato, questo avviene dopo tutta una serie anche di convocazioni che io con lui avevo concertato e che lui puntualmente ha sempre disatteso, posso comprendere che la scorsa settimana casualmente la convocazione era avvenuta il giorno successivo al Consiglio Comunale, dove noi non abbiamo fatto le tre bensì le cinque passate, ma che una convocazione alle ore 11 venga disertata e disdetta semplicemente perché ieri si è fatto un po' più tardi, ritengo che non sia una motivazione valida. È chiaro che non parliamo di una persona giovane, però questa città non può aspettare che un assessore stia a dormire sino alle 11 di mattina. È vergognoso e imbarazzante, una motivazione del genere è inammissibile. Che un assessore stia a dormire sino alle 11 del mattino non si può permetterlo, non lo si può permettere, la città non può permetterselo. Motivo per il quale si prenoti e stia in silenzio, abbia il rispetto di prenotarsi e parlare al microfono, abbia il microfono, abbia il rispetto di passare al microfono. Non c'è bisogno che urla. Consigliere Lombardo, va bene, consigliere, ora le darò la parola. Consigliere Lombardo, ora io le darò la parola, prego, consigliere, ora io la do. Motivo per il quale, a meno che non ci siano stati, come per il presidente Marino, però problemi. Siamo alle comunicazioni. Ci siamo comunque, l'abbiamo verificato, ora lo riverifichiamo. Ma perché sta facendo così, onorevole? Ma se ci sono degli interventi, faccia finire gli interventi in corso, ma non interrompa gli interventi in corso, non interrompa l'intervento. È perfetto, poi lei si è distratto e ha dato la parola ad altri. Onorevole, non interrompa ulteriormente l'intervento, prego. Motivo per il quale preannuncio che verificato che non vi siano altre motivazioni particolari di quelle comunicate stamattina alla Commissione Europa dalla segreteria dell'assessore, preannuncio che presenterò una mozione di sfiducia nei confronti dell'assessore Lapiano. Finiamo le comunicazioni e facciamo la verifica, onorevole. Ora le do la parola, intervenga. Allora, io posso sbagliarmi e ci sono due strade quando io le chiedo la verifica al numero. Intanto lei lo verifica subito. L'ho verificato, io lo faccio dire ufficialmente. Io a te, ascolti Presidente. L'abbiamo verificato appena lei l'ha detto. Ho atteso tre consiglieri, funziona così. O lei fa chiamare quando lei l'ha chiesto, faccio dire ufficialmente, allora, c'è continuo. Il numero legale c'è. Presidente, quello che ho da dirle io glielo dirò lo stesso, che le voglia o no. Dopo tre consiglieri comunali, io ho atteso tre consiglieri, Chipinti, Ferrara e Leonardo e Ferrara. Ci sono due strade, o lei fa chiamare l'appello, o lei dà la parola al segretario, il segretario dice c'è il numero legale e abbiamo finito tutto. Mi spiego, quando io l'ho chiesto tre consiglieri fa, io le dico che il numero legale non c'era. Date la parola al segretario generale. Vabbè, in questo momento è qua, e in questo momento c'è. Il segretario lo può confermare? Consigliere, oggi è una seduta di prosecuzione, quindi il numero legale, come lei ben sa, è a 20. Siamo presenti, almeno io constato, e conto 24 consiglieri. Perfetto, grazie. Dottore Sacco, prego, ha chiesto di intervenire la consigliere Lacommare, ma se lei deve chiedere il prelievo ci sono altri interventi sulle comunicazioni. D-
Consigliere Lacomare, su che cosa doveva intervenire? Consigliera Tramontana, ha chiesto di intervenire. Volevo fare un intervento, mi dispiace perché i toni che io sono vicepresidente della commissione sui fondi europei, mi dispiace dover constatare che nonostante il mio comportamento morbido nei confronti del presidente Ferrara, questo attacco all'assessore La Piana è ingiustificato, io non lo comprendo. E allora facciamo un po' di resoconto, di riassunto di questo semestre della Commissione Europa. Io nelle ultime settimane ho denunciato con delle mail alla Presidenza del Consiglio e al Sindaco l'inefficienza di questa Commissione, perché in sei mesi la Commissione si è riunita appena due volte e gli argomenti, a parte il fatto che l'ufficio è in una stanza dove non neppure c'è un'insegna, quindi la cura del Presidente non è stata neppure quella di segnalare che in quel luogo ci fosse la Commissione Europa, tanto per cominciare. Da sei mesi l'ordine del giorno è sempre lo stesso e gli argomenti che pone e le riunioni, le convocazioni sono state due o tre soltanto. Ci siamo presentati in pochissimi, quindi vuol dire ho fatto mettere a verbale un intervento abbastanza duro, cercando anche di trovare, diciamo, un equilibrio col Presidente, perché credo che questa commissione sia fondamentale in un momento così importante per la città, dove c'è una programmazione e inviti a presentare proposte, quindi c'è un lavoro di previsione e di organizzazione importantissimo che io, componente di maggioranza, sento di fare e sto facendo e intendo fare. E invece vedo che il presidente Ferrara, non riesco a capire con quale veramente faccia si permette di fare un attacco all'assessore La Piana, non ha un documento scritto, una mail scritta dove invita l'assessore La Piana. La volta scorsa eravamo, ed è verbalizzato, eravamo rimasti che avrebbe convocato, ma io non ho avuto nessuna mail scritta alla mia denuncia alla Presidenza del Consiglio e al Sindaco. Ha risposto in maniera isterica mandando una mail con una convocazione di convocazioni ogni settimana, e quindi ho tutto agli atti, perché ho tutto documentato, tra l'altro prudentemente, per fortuna ho documentato anche il Presidente del Consiglio e anche il Sindaco e anche gli altri consiglieri che hanno ricevuto le mie mail. Quindi l'inefficienza della Presidenza di questa Commissione, a cui io tengo moltissimo, perché credo che possa fare un buon lavoro, però probabilmente siamo stati un po' ciechi ad assegnare la Presidenza ad un consigliere che ha molto altro da fare, perché la volta scorsa, pur essendoci, diciamo, un rapporto bonario da parte mia, però mi sto rendendo conto che forse ho sbagliato e questa volta sarò pesantissima. Per fortuna ho già segnalato alla Presidenza del Consiglio e al Sindaco l'inefficienza e la poca stima che nutro nel confronto di questa, nella gestione di questa commissione. Chiederò io personalmente, insieme al gruppo dei miei colleghi consiglieri, che chiederemo noi le dimissioni del presidente della commissione. Grazie. Grazie consigliere Tramontana. Ha chiesto intervento il consigliere Lombardo, prego. Grazie presidente, consiglieri. Da premettere, presidente, da premettere che sottolineo. Consigliere Rus, ogni tanto, per favore, zitto. Presidente, sottolineo che io la mail della consigliera Tramontana l'ho ricevuto. Presidente Ferrara, lei non ha mandato nessuna email alla mia posta elettronica. Lei non ha mandato nessuna email, glielo posso assicurare. Perché sa benissimo, e non essere arrivata. Perché sa benissimo, e allora non me lo deve dire cinque volte è stato convocato l'assessore, perché io una riunione abbiamo fatto, una, e io ero presente. Ed eravamo in pochi presenti. No, consigliere Tantillo, ma sono le loro comunicazioni, non gliele posso impedire le comunicazioni. Sottolineo l'inefficienza del presidente Ferrara a questa commissione. Vabbè, grazie. Grazie consigliere.
Per fatto personale, prego. Io giusto per dare, siccome si sono già smentiti loro stessi, no? Perché quando la vicepresidente sostiene che ha ricevuto le mail per la convocazione per tutto il mese, è già la risposta che la mail è arrivata, quindi non deve aggiungere altro. E poi volevo solo precisare che, in quanto lei stessa ha dichiarato di essere vicepresidente, la convocazione può anche essere convocata dal vicepresidente, per cui le responsabilità del presidente ricadono successivamente sul vicepresidente, perché quanto detto chiaramente riguarda anche e soprattutto la vicepresidente. Grazie consigliere. Onorevole Milazzo, ha chiesto di intervenire lei o... Sì, il problema della delibera, c'è un problema, non sono gli uffici. Sì, credo che non ci siano gli uffici. No, non ci sono. Lo possiamo chiamare un attimo. Sì, aveva chiesto il consigliere Scamone. No, c'è ancora il consigliere Scamone e poi lei. Sì, consigliere Scamone, prego, aveva chiesto di intervenire. Io volevo sapere. Un attimo solo. Consigliere Tantillo, potrebbe avvicinarsi un attimo al tavolo della presidenza? Un attimo, consigliere Russolo, le do la parola. Scusami Giulio, io... Va bene, sì, rispetto alla delibera di urbanistica, no, non intervengo, verrà trattata per mancanza degli uffici la prossima settimana. Prego consigliere Russo. Allora scusi presidente, scusi un secondo solo, allora ci arriviamo, un secondo solo. Presidente, chiedo. Prego. Chiedo l'inversione dei punti all'ordine del giorno e le chiedo di prelevare la delibera, che non mi ricordo il numero in questo momento, ma è la delibera che riguarda il consuntivo 2013. Presidente. Allora, un attimo di attenzione, colleghi. Il consigliere Russo, consigliere Scavone, il consigliere Russo sta chiedendo di prelevare il rendiconto. Sì, perfettamente. Anno 2013. Che è al punto... Bisogna nominare gli scrutatori. Consigliera Monastra, consigliere Occhi Pinti e consigliere Federico. Prima di prelevare, prima però devono nominare gli scrutatori. Metto in votazione la nomina degli scrutatori. Contrari, astenuti. Chi? Li ho detti. Consigliera Monastra, consigliere Occhi Pinti e consigliere Federico. Perfetto, a posto, vado avanti. Metto in votazione, contrari, astenuti, approvata la nomina all'unanimità. Metto in votazione il prelievo numero del punto numero. Rendiconto.
Il punto numero 45, avente ad oggetto approvazione del rendiconto della gestione 2013, ex articolo 277 decreto legislativo 267 del 2000. Presidente, e se me lo fa per appello nominale mi fa cosa buona e giusta. Chi lo chiede l'appello nominale? Lo chiede due. Su richiesta dei consiglieri per appello nominale. Metto... Ah no, no, mi dice il prelievo non si può su appello nominale, per appello nominale. Quindi... Sì. Gliela faccio fare subito dopo, le faccio intervenire subito dopo. E va bene, ora la farò intervenire. Allora, metto in votazione, contrari, nessuno, astenuti, il presidente, Tantillo, Milazzo, Scarpinato e basta. Tutti gli altri favorevoli, il prelievo è votato. Prego, onorevole Milazzo. Allora, presidente, io non so che tipo di percorso voi, segretario generale, mentre l'assessore per ovvie ragioni prendo ulteriormente visione della delibera, io diciamo argomenterò la mia visione della trattazione di questo punto. La mia, e ritengo anche del consigliere Tantillo, che alla fine, quando finirò di parlare, sarà lui ad esprimersi se è favorevole o no alla mia riflessione. Io posso rispondere. È del consigliere Russo. Alla fine però, perché siccome farò una comunicazione, ritengo appropriata, però non avendo il patentino di capogruppo, è ovvio che sarà approvato dopo il mio intervento. Allora, Presidente, la riflessione è questa. Come avrà visto, noi ci siamo astenuti su questo prelievo, non perché siamo contrari agli adempimenti della normativa di cui al testo unico e del regolamento di contabilità, ma perché certamente in ogni caso, ma soprattutto in questo caso, visto che si tratta di un consuntivo particolarmente complesso, noi abbiamo ritenuto di astenerci, giusto astenerci, perché a nostro modo di vedere doveva procedersi al prelievo in presenza dei revisori dei conti, del ragioniere generale e dell'assessore al bilancio. E per quanto ci riguarda, ognuno fa il suo mestiere, Catalano. Voi siete maggioranza e dovete mettere le pezze agli errori che commette l'amministrazione. Noi siamo minoranza e dobbiamo salvaguardarci e salvaguardare il Consiglio Comunale, ma prima noi. San Paolo diceva la carità prima a te stesso e poi agli altri. Siccome, Presidente Spallitta, lei che è giurista, sa meglio di me che a norma di regolamento non è previsto l'accantonamento. Possiamo deciderlo. E il prelievo comunque, anche quando voi lo accantonaste, lo state accantonando in questa sessione. Noi non siamo Consiglio Comunale in sede legiferante o Commissione deliberante. Noi non legiferiamo, noi deliberiamo proposte che l'amministrazione ci sottopone. Per cui ogni atto che noi prendiamo in una sessione ha un inizio e ha una fine. A nuova sessione si ricomincia in ordine cronologico. Per quanto ci riguarda, noi di Forza Italia manteniamo la nostra sessione, ribadendo che per noi prelevare l'atto significa avere qua i revisori dei conti per chiarirci il parere, il ragioniere generale per chiarirci le criticità, l'assessore al bilancio per attestarci la necessità reale che ha determinato gli impegni di spesa di cui al consuntivo. Punto. Grazie, onorevole consigliere Scavone, prego.
Chiedo scusa se che no, sto no, seduto. No, prego, rimanga seduto. Ah no, mi sembra, no, no, mi devo alzare. Al limite mi posso anche alzare, non è che, però poi la fatica è maggiore. E allora, intanto devo dire che per me l'intervento del consigliere Mirazzo è stato illuminante, perché ha fortemente contestato la proposta del consigliere Russo. Ne prendo atto. Noi abbiamo voluto seguire la volontà manifestata dal consigliere Russo. No, no, aspetta. Ma faccia finire, consigliere onorevole. Il consigliere Russo ieri ha fatto una proposta in aula. E siccome per rispetto di quelle che sono le posizioni che vengono manifestate, io condivido pienamente l'intervento del consigliere Mirazzo. Consigliere Russo, mi dispiace. Sì, ma... Consigliere Tantino, finire. Così sono pienamente d'accordo con lei. Quindi da questo punto di vista... Quindi cosa propone, consigliere Scavone? Chiedo scusa, condivido pienamente. Ora l'intervento... Io dico che il combinato disposto di più menti serve sempre a trovare la strada migliore. E quindi prendendo spunto dall'intervento del consigliere Mirazzo e traendo queste sue considerazioni come le motivazioni per il possibile accantonamento, mi sembra correttissimo che da questo punto di vista, a questo punto abbiamo recuperato anche l'intervento del consigliere Russo e così via. Quindi su questo siamo d'accordo. C'è una proposta di accantonamento. Prima c'è il consigliere Russo perché... Prego, consigliere Russo. Presidente, ha detto giusto il consigliere Scavone che ieri ha seguito l'intervento, ma non che abbia sbagliato il consigliere Mirazzo perché non c'era ieri ed era assente giustificato. Per chi conosce la materia, è tecnicamente giustificato, quindi non gli posso dare una colpa perché veramente è fatto io. Ho chiesto già ieri, caro Giuseppe, che nelle comunicazioni, prima di cominciare l'atto che abbiamo esitato, il Consiglio Comunale ha esitato ieri, cioè parlo del contratto TAP, io ho chiesto al Presidente Milazzo, presente l'assessore al bilancio, presente il ragioniere generale, ho chiesto che già da oggi avremmo trattato, da ieri avremmo cominciato la trattazione del consuntivo, del rendiconto, come lo vogliamo chiamare, mi segue, già ieri in presenza loro, io ieri già l'ho chiesto, quindi non ho fatto una gaffe, Giuseppe, no, perché non l'hai seguito questa cosa, ma mi sono, ho detto pure perché eri assente, pure non è che ho chiesto ieri che alla fine della trattazione del punto che era, vista la necessità della scadenza, di accelerare i termini per la trattazione, a partire da su. Oggi, visto che ieri mancato il numero legale, non si è potuto prelevare il punto, ho chiesto alla prima occasione utile di nuovo il prelievo del punto relativo al rendiconto di gestione 2013. A questo punto, Milazzo, mi aspetto che il Presidente mi dica, l'assessore abbonato è dietro la porta e sta entrando, il ragioniere generale è dietro la porta e c'è già il revisore dei conti, perché ho detto voglio il revisore dei conti, assessore al bilancio e il ragioniere generale, se mi dice che non c'è, io dico a quel punto che pongo la pregiudiziale per accantonare l'atto affinché la prossima volta, cioè la prossima settimana come le ho annunciato, predisponga già a partire da domani una sessione di bilancio da lunedì a venerdì, la sessione del consuntivo, va bene, tutta la settimana ci siamo, anche sabato e domenica ce lo mettiamo pure dentro, anche perché ce lo tireremo fino a sabato e domenica prossima. La ringrazio. Grazie. Per la sua attenzione, mi dia la risposta così mi determino.
La risposta, non c'è bisogno di pregiudiziale. Sentiamo l'intervento del consigliere Tantillo e accantoniamo l'atto. Prego, consigliere Tantillo. Quindi non ci sono. Condivido quanto ha detto il consigliere Russo, e chiaramente si determini lei, perché. Sì, mi determino, cioè, perché si condivido, determina, ma in base a quello che ha detto il consigliere Russo. L'opportunità, la necessità. Quindi l'atto viene. Non ci sono altri interventi sull'atto. L'atto viene accantonato. Ha chiesto di intervenire il consigliere. Perché non ci sono i soggetti che obbligatoriamente devono essere presenti per iniziare la trattazione dell'atto. Ho già detto che la prossima settimana avvieremo tutta la trattazione di questo provvedimento. Questa sarà la mia proposta. Sì, ne ho parlato col segretario. L'atto viene accantonato. Prego, consigliere Scavone. Sì, grazie Presidente. Io volevo chiederle il prelievo, lo specifico tutto quello che gradirei fare e lo specifico all'Aula. Volevo chiedere il prelievo della delibera numero 51, che è la delibera che riguarda la verifica della qualità delle aree da destinarsi alle residenze, e poi per questa delibera vorrei un attimo fare una riunione del gruppo, però massimo un quarto d'ora, massimo. Sì. La possiamo anche spiegare in aula. Giulio! Sì, ma spieghiamolo a chi non lo sa. Dico. Ma dica. Ma no, lo puoi spiegare Alberto? C'è l'assessore, ce lo spiega l'assessore e poi io intervengo. Allora, Presidente, scusi, intanto chiedo il prelievo. Chiedo scusa. Intanto dobbiamo votare il prelievo prima, eventualmente. E appunto, prima cosa chiedo il prelievo io. Sì, bisogna sostituire i consiglieri che si sono allontanati dall'aula, gli scrutatori. Io nomino il consigliere Bertolino. Chi erano? Sono usciti. E Occhipinti è rimasto. Consigliera Scafidi e consigliere Bertolino. Prego, metto in votazione la sostituzione degli scrutatori. Contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno? Votato la nomina, votata all'unanimità. Sì, prego. Ma lei ha proceduto alla sostituzione dei costi. Il numero mi sembra dei presenti era abbastanza risicato della richiesta fatta dal consigliere, lei lo chiama onorevole, lo chiamo consigliere. Facciamo una consigliere Melazzo. Dico, non vorrei che il segretario poi ci fesse la sorpresa dopo che stiamo parlando una cosa senza avere il numero legale. Facciamo una verifica del numero legale. Ah, la vuole fare, Presidente, mi sembra se cosa buona. Se me lo chiede, io la faccio, la verifica del numero. No, è normale. Eravamo sul voto. L'abbiamo già votato la sostituzione. Dovremmo votare il prelievo. Mi sono prima, preoccupato, visto che mancano i... La ringrazio. Prima del prelievo verifichiamo. Vediamo il numero legale. Verifichiamo se... Aluzzo, presente. Anello, assente. Bertolino, presente. Buonvissuto, assente. Bruscia, assente. Calì, assente. Calò, assente. Caracausi, assente. Catalano, presente. Clemente, assente. Cusumano, assente. Di Pisa, assente. Faraone, assente. Federico, assente. Ferrara, assente. Figuccia, assente. Filoramo, assente. Finazzo, assente. Galvano, presente. Geloso, assente. La Colla, assente. La Commare, presente. La Corte, la Commare, assente. La Corte, assente. Leonardi, assente. Locascio, assente. Lombardo, presente. Lonigro, assente. Mangano, presente. Maniaci, presente. Mazzola, presente. Milazzo, presente. Mineo, assente. Monastra, assente. Occhipinti, assente. No. Orlando, assente. Piccione, assente. Pizzuto, presente. Cullara, presente.
Russo presente, Sala assente, San Lorenzo assente, Scafidi presente, Scarpinato assente, Scavone presente, Spallitta presente, Tantillo presente, Porta presente, Tramontana presente, Veronese presente, sì sì, Vinci presente. Manti. Va bene, accertata la presenza del numero legale. No, il consigliere Tantillo, non è questo il tema, non è questo il tema, cioè l'assessore, quindi non è un problema da fare in 10 minuti. Assessore, cosa dobbiamo fare, assessore? Perché la delibera è sua, la vuole fare votare o no? La votiamo o no? Come? Io dico, è una sua proposta di delibera, che cosa dobbiamo? Mi dica lei come vuole procedere, la facciamo ora o la facciamo? Allora, dobbiamo votare il prelievo. Allora, metto in votazione il prelievo del... L'abbiamo votata prima. Sì, sì. No, 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 l'abbiamo sostituiti. Dobbiamo votare il prelievo del punto... Che punto è? È uscito Chipinti, dobbiamo sostituire di nuovo lo scrutatore. Ho la sensazione che non ci sia la voglia di fare questo atto. Sì, ma devo... Allora, erano... Sì, ma siccome continuate a entrare e uscire senza una regola... Allora, è tornato Federico, quindi propongo... Sta uscendo Federico... Consigliere Tantillo, sollevate voi la questione del numero legale e poi mi chiedete di spicciarmi. No, scusate, allora, siete dentro o siete fuori? La Scafidi, chi erano? Scafidi o Chipinti è uscito? Bertolino è uscito? Ah no, Bertolino è qua. Consigliere Russo. No, però scusate, siete usciti ufficialmente, manca, scusate, sono usciti ufficialmente, scusate. Manca il numero legale, dimmi che manca il numero legale. Quindi non c'erano all'appello. Mi verificate, scusate, mi sembra serio tutto questo. Allora, in questo momento non c'è il numero legale. Sono usciti formalmente o no? Perché hanno dichiarato di uscire, consigliere. Stiamo verificando se con quelli di chi... Stiamo verificando se con quelli che hanno dichiarato di uscire c'è il numero o meno, non mi sembra. Comunque. Non è così, sono usciti anche altri. C'è un numero legale e chiudiamo la seduta. Se non c'è... Quanti sono? Ho Chipinti uscito. Quanti siamo? Siete fuori. Consigliere, chiuda la porta. Chiuda la porta. Qual è la situazione? No, un attimo. Stiamo verificando se c'è il numero legale per votare.
Siamo 17, la seduta è chiusa per mancanza del numero legale. Io non vi capisco, sinceramente. La volete fare? Non la volete fare?